dato quello che è successo in Portogallo, che è stata un'ottima spia del futuro, e dato il fatto che si sono allentate totalmente le misure di contenimento, questo è quanto uno si aspetta, né più né meno, togliere le mascherine durante una pandemia, perché non è ancora finita la pandemia, non può portare ad altro. Per favore, che non salti fuori che abbiamo allentato le mascherine perché il virus è più buono e cose di questo genere. Cioè, abbiamo allentato le mascherine per motivi tutt'altro che medici, perché comunque il virus c'è ancora e le misure di sicurezza che tenevamo nel passato oggi non ci sono più. Questo è quanto succede. Ricordiamoci che comunque il virus è un po' più bravo di quanto lo fosse poco tempo fa e di conseguenza avere l'infezione, non la malattia, parlo dell'infezione, non è una cosa assolutamente inattesa. In questo momento negli ospedali e nelle terapie intensive si vedono come ricoverati soltanto le persone che non si sono vaccinate. Quindi i famosi Novax, di cui abbiamo tanto parlato, sono quelli che oggi frequentano gli ospedali, le malattie infettive, la pneumologia, la terapia intensiva. Per cui l'invito a vaccinarsi rimane sempre più forte. Sulla quarta dose, le persone che hanno dei problemi di, diciamo, delle comorbosità o altro ancora, o sono molto anziane, secondo me dovrebbero farla.